siamo alla prima fiera dell'agricoltura e dell'artigianato organizzata dal Liceo Costanzo, dove i progettisti hanno presentato il nuovo istituto agrario che sorgerà al posto del vecchio nel prossimo futuro. Sì, io sono il capogruppo, sono Roberta Lucente, sono la docente all'Università della Calabria e ho il piacere di coordinare un gruppo che, come vedete, è composto prevalentemente da giovani studiosi dell'Università della Calabria impegnati nelle discipline della progettazione architettonica, della tecnologia e della fisica tecnica. E il progetto che abbiamo redatto e che è risultato vincitore di questo concorso nazionale comprende una serie di attenzioni e di accorgimenti che raccolgono gli esiti delle ricerche che ognuno di noi nell'ambito dell'Università della Calabria ha svolto nel proprio ambito. È un progetto che ci ha appassionato, siamo felici di essere risultati vincitori, abbiamo stabilito un ottimo dialogo già con la dirigente scolastica che abbiamo avuto il piacere di incontrare oggi, e riteniamo questo territorio un territorio meritevole del meglio e faremo del nostro meglio affinché il progetto, per come è stato formulato e apprezzato dalla commissione che ci ha premiato, possa conseguire quel meglio appunto che abbiamo immaginato. Io vi parlo un po' di struttura. La struttura sarà in legno lamellare la parte portante, poi avremo dei pannelli in Ixlam, questo per avvicinarci un po' a quelle che sono le caratteristiche del territorio, trovandoci vicino anche al bosco, e quindi sfruttare le potenzialità e raggiungere la sostenibilità che è importante per il futuro. Qualche parola sullo spazio interno. Noi abbiamo pensato a una scuola il cui spazio costruito sia in grado di donare agli studenti una nuove modalità didattiche capaci di concretizzare tutte le nuove indicazioni sulle nuove frontiere pedagogiche, come le linee guida per le scuole futura, il modello INDIRE 4+1, nella convinzione che lo spazio architettonico è il primo fattore abilitante per una didattica innovativa. Infine, particolare attenzione è stata fornita anche agli aspetti degli impianti, in modo da utilizzare il più possibile le energie rinnovabili, gestire opportunamente l'illuminazione con l'integrazione della luce naturale e anche la ventilazione all'interno dell'edificio.